Si chiama Ryan Wesley Root ed è l'uomo armato che proprio ieri avrebbe provato a colpire l'ex presidente americano Donald Trump al golf, secondo quello che viene riportato sul web, va bene? Costui ha anche un account su LinkedIn, il social del lavoro per eccellenza, dove va a disvelare che ha frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University e che poi è andata a finire a Hawaii nell'anno 2018 a 58 anni di età. Ha anche un'azienda di sua proprietà che era Camp Box Honolulu, anche un profilo su X, ex Twitter, dove andava a criticare molto molto spesso i comportamenti politici di personaggi del mondo della politica americana, tra cui il primo fra tutti Donald Trump, Bruno Mars, ma anche Joe Biden, l'attuale presidente ma per poco degli States. Era un sostenitore di Ramsey e Nikki Haley, andava a incoraggiare i candidati repubblicani alla presidenza per continuare il loro impegno a livello politico e per diventare effettivamente parlando uno dei presidenti americani. Tra l'altro è stato trovato anche un post molto molto forte, molto severo nei confronti però di Donald Trump e di Vladimir Putin, lo zar russo per eccellenza, va bene? Insomma, diciamo che c'erano dei veri e propri campanelli d'allarme che bisognava andare a vedere, barra notare, e che ci facevano capire la psiche, la personalità di questo personaggio, il cui nome, ripeto, che è Ryan Root. Ok? Tra l'altro, sul web si definiva concentrato sul dare il più possibile alla comunità, cercando di dare molto di più di quanto si va a prendere. Insomma, diciamo che è un personaggio abbastanza particolare, se vogliamo così andarlo a definire. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Fatemi sapere cosa ne pensate. Una buona giornata a tutti voi, da Leandro, il narratore italiano.